Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di questi acquerelli della serie Forest. In un video precedente vi avevo mostrato della stessa serie dei super granulati della Schmincke il Blue Glacier, mentre la serie di oggi si chiama Forest o Bosco in italiano ed è composta da, come si può immaginare, una gamma di verdi. E stavolta invece di realizzare dei monocromi ho voluto provare a realizzare dei dipinti con tutti e cinque questi colori per esplorarne bene le potenzialità e durante la dimostrazione pittorica vi darò le mie prime impressioni, quindi quali sono secondo me i punti di forza e i punti di debolezza di questi colori molto particolari. Intanto ve li presento singolarmente perché meritano. Il primo si chiama Bosco Oliva ed è caratterizzato da una tonalità molto calda, infatti è composto da tre pigmenti di cui uno giallo, uno verde e uno terra. Poi abbiamo Bosco Bruno, un verde che ha gli stessi pigmenti giallo e bruno del precedente, ma come verde ha un cobalto cromo, quindi un verde meno acceso, molto naturale, che a tratti lascia trapelare nelle luci, nelle parti più diluite, e questo è molto interessante, dei picchi di giallo arancio. Bosco Blu è, come dice il nome, una tonalità di verde bluastro, molto neutro, infatti è composto da un pigmento nero e dal blu cobalto. Questo che state vedendo è Bosco Verde e infatti è il più acceso di tutti, il più saturo, ed è composto da un verde cobalto e un bruno rossastro. In ultimo abbiamo il Bosco Grigio, che in realtà sembra più bruno del Bosco Bruno, ma poi forse non sapevano come chiamare quello. Comunque è composto da un nero, una terra e un verde cobalto. E anche qui possiamo vedere la separazione del colore con delle parti molto luminose aranciate. E questi effetti che avete visto in maniera più o meno marcata in tutte queste campiture sono proprio dovuti alla granulazione, cioè quella proprietà che hanno alcuni pigmenti di separarsi dall'egante e creare questo effetto spontaneamente. Infatti questi acquerelli fanno parte della serie più grande dei super granulati perché almeno due dei pigmenti che li compongono hanno questa caratteristica della granulazione. Adesso vi mostro uno dei primi lavori che ho fatto con questi acquerelli per provarli tutti insieme, come dicevo, e ho ovviamente pensato a un paesaggio naturale, però non avevo un soggetto definito in mente. Volevo più che altro giocare, sperimentare con i colori e costruire l'immagine anche rispetto alle forme che si formavano un po' spontaneamente, quindi senza una foto di riferimento, andando di pari passo con il colore. Parto bagnando tutta la superficie del foglio e cominciando a mettere i vari colori a macchie liberamente, facendo giusto attenzione a lasciare delle zone più chiare, per lasciare per esempio una zona di luce che immaginavo lì in alto a sinistra. Mi viene anche in mente di suggerire la presenza di una cascata e quindi lascio un'altra zona bianca in mezzo al foglio. E continuo ad aggiungere colore e intensificare anche perché quando si asciugano questi colori si scoloriscono parecchio. Già normalmente gli acquerelli si scoloriscono, si schiariscono in asciugatura, però trovo che questi lo facciano in maniera un po' più forte degli altri. E infatti una delle difficoltà più grandi che ho riscontrato in questi primi dipinti è stato proprio raggiungere dei toni veramente scuri, senza rovinare l'atmosfera soffusa, come state vedendo ora, che secondo me è invece il punto di forza di questi acquerelli. Con una stesura leggera si crea un'immagine vibrante, evocativa, un colore ricco e con quella texture peculiare. Per creare un po' più di prospettiva e dare senso a questa ambientazione, ho voluto creare una sorta di primo piano con il colore denso, mettendo delle piante e degli alberi.
Poi però per levare quell'effetto tipo quinte teatrali, quel distacco eccessivo tra questi due piani, ho deciso di ammorbidire il tutto mettendo un po' d'acqua. Un'altra cosa da notare di questi colori è che si sollevano con molta facilità e questo può essere positivo per esempio ricreare dei punti luce, ma è una difficoltà in più quando si lavora per strati. E ovviamente incide molto anche il tipo di carta che usate. Adesso vedete che sto aggiungendo altro colore sugli alberi per scurirli, però comunque si schiariranno parecchio. Ad ogni modo ci tenevo a mantenere un effetto un po' fiabesco, quindi preferisco gli alberi così più sfocati. Questo è il risultato finale. Non mi dispiace, sembra una sorta di cartolina da un paese incantato, però devo ancora capire sicuramente come ottenere il massimo da questi colori che secondo me rendono di più se sono sostenuti da alcuni colori, diciamo, normali che non faticano così tanto a raggiungere i toni scuri, come per esempio un indaco. E poi voglio anche provare a usarli in maniera un po' più minimale, concentrandomi soprattutto sugli effetti di luce e di separazione del colore che secondo me rappresentano proprio l'unicità di questi acquerelli. Questo è un altro piccolo dipinto in cui ho avuto un po' le stesse difficoltà dell'altro nel raggiungere toni scuri e cercare un equilibrio tra non lasciare troppo vago e indistinto e non perdere però la bellezza di un'atmosfera così evanescente. Quindi, anche se non sono completamente soddisfatta di questi miei primi lavori, so che sono stati fondamentali per cominciare a conoscere questi acquerelli e non vedo l'ora di sperimentarli ancora, magari in una delle prossime dirette. Fatemi sapere se qualcuno di voi li ha provati, che ne pensa, e se invece volete acquistarli vi lascio qua sotto nella descrizione del video i link al negozio online in cui io li ho comprati. Come al solito non vi scordate di iscrivervi se volete supportare questo canale e se non volete perdervi i prossimi contenuti. Io vi ringrazio per aver guardato fino a qui e noi ci vediamo presto nel prossimo video.